Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora scusate questo aspetto un pochino disastrato, la treccia che se ne sta a sciogliere da sola, mamma mia che lampo, ha illuminato il cielo. Comunque stasera video recensioni, ho diversi prodotti, spero di sbrigarmi relativamente presto. Allora, il primo prodotto che vi devo recensire è questo smalto della Yves Rocher, è il numero 31 Rouge Grenadine. È un bel rosso tendente al granata. Allora, la confezione è da 5,5 ml. Il pennellino è di questi relativamente magri, quasi piatti, che raccolgono bene il prodotto e lo stendono altrettanto bene sull'unghia. Il pennello si apre abbastanza bene e potete disegnare con un paio di passate tutta l'unghia. Allora, questo smalto io l'ho provato 2-3 volte massimo. Il restante, diciamo che sono arrivata quasi alla fine, me l'ha consumato mia sorella quest'estate perché l'ho adorato anche lei. Perché ha un'asciugatura super rapida, veramente si asciuga in un nanosecondo. Alla seconda passata il colore bello pieno, corposo, bello pieno di colore, mi piace. Quindi è uniforme. L'unica pecca è che al terzo giorno già si è iniziato a sgretolare e al quarto ho avuto le prime sbeccature. Però con un buon top coat sopra dura tutta la settimana senza problemi. Mi è piaciuto veramente tanto, l'unica pecca è che il prodotto è poco per il prezzo, perché comunque io in offerta l'ho pagato intorno alle 6 euro, 5,95 euro, qualcosa del genere, per 5,5 ml di prodotto, che è poco. Veramente credo che sia troppo poco, anche perché il prodotto è buono, quindi se arrivano a 10, anche se vogliono arrivare a 7 euro di prezzo, secondo me funziona meglio. Poi, ancora i brochet e un campioncino, questo era di una collezione limitata della Vanille Collection, è un italiano gel doccia, dovrebbe essere, sì, gel doccia scintillante. Allora, beh, la confezione mia è da 50 ml, è questo color ambra con dei glitter, non so se riesco a farveli vedere, ma credo di sì. Oddio, eccoli là, io dall'anteprima li vedo. È un ottimo prodotto, deterge bene, non fa tirare la pelle dopo essersi lavato il corpo. Ha un profumo inebriante di vaniglia. Mamma mia, la prima volta che l'ho portato in palestra, una mia compagna aveva lo stesso prodotto però in confezione grande, e a un certo punto in una stanza molto grande, uno spogliatoio molto grande, ci siamo fatti la doccia quasi in contemporanea con lo stesso prodotto, cioè io con il mio, lei con il suo, e si è inebriato tutto lo spogliatoio di questo odore di vaniglia bellissimo. Veramente è un piacere aprirlo e lavarsi, fa una schiuma leggera, non difficile da risciacquare, e i glitterini ne rimangono veramente a cercarli con la lente di ingrandimento, quindi non lascia questa sensazione di glitterini. Forse secondo me l'unica cosa che fanno questi glitterini è sfogliare leggermente la pelle, perché quando ora sono alla seconda settimana di allenamento, ho ricominciato, questa è iniziata proprio la terza, trovo la mia pelle abbastanza levicata, anche se non sto facendo gli scrub che faccio normalmente a casa, che ho a casa comunque il mio guantino, oppure a volte mi faccio lo scrub con l'olio e lo zucchero, sì, lo zucchero. Invece da quando sto in palestra uso soltanto una specie di grattino di plastica che non ingloba acqua, quindi mi è facile da trasportare dopo la doccia. E anche non facendo i miei soliti scrub ogni volta che faccio la doccia, ho trovato la pelle molto, molto ripulita dalle impurità. Comunque dopo l'estate, le cerette eccetera, non ho avuto problemi di, scusate il termine, di peli incarniti. Veramente forse uno, dai, può capitare uno. Comunque mi è piaciuto tantissimo.
Altro prodotto, anche questo in collezione limitata, è il portapennelli della Essence, in questo bel color viola con fiorellini. Si apre così e ha tre spazi, però due scomparti, con i proteggi pennelli. Da un lato, nella parte centrale, ha tre spazi di quelli grandi e qua ne ha tre di quelli piccolini. L'ho trovato molto capiente, l'ho portato in vacanza al mare. Allora, nella parte centrale, allora, sono riuscita a metterci due pennelli grandi, uno per il fardo e un altro per la cipria. Qua ci sono riuscita a mettere tre pennelli da occhi e nelle parti piccoline due pennelli per ogni parte, quindi comunque è abbastanza capiente. Si chiude anche quando è pieno abbastanza bene, anche se non, di solito non faccio il fiocco, lo arrotolo e tiro così. Ovviamente era ciotto, però teneva abbastanza bene. Mi è piaciuto, è facile da lavare perché è plastica, è ricoperto in plastica, quindi è molto comodo per questo. Spero che nelle prossime collezioni, sempre estive, quando uno viaggia, la Essence ripropongano cose del genere, perché per chi se l'è perso in quest'estate la possa ritrovare in un'altra occasione. Ancora i brochet, questa volta è un lucida labbra della linea Sex Palm volume gloss. Allora, con estratto, ma in italiano, scusatemi un attimo, tutte le lingue tranne l'italiano. Questi cugini francesi proprio non ci vogliono bene. Dovrebbe esserci l'estratto di collagene. È bianco con glitter, azzurrini, viola, rosa. L'applicatore è di questi classici a spugna, però fatto triangolare, e questo è il color non colore. Allora, eccolo qua, questo è il colore. Allora, la confezione è da 10 ml, non ricordo quanto l'ho pagato, ma credo intorno alle 7 euro. Allora, io l'effetto volume non l'ho visto, probabilmente sia dato anche non tanto dal fatto che ci sia collageno eccetera, ma quanto perché è molto brillante sulle labbra. Non è pesante, quindi non sentite questa patina come i soliti gloss, anzi è molto morbido sulle labbra. I glitter non li sentite tra le labbra quando provate a parlare eccetera. Non si accumula agli angoli, non fa schifezzine varie. L'unica pecca, che ovviamente essendo un gloss dura, allora, io che sono fumatrice e che sono una grande chiacchierona, ma c'è il numero, scusatemi, sì, 8 crystal, non l'avevo detto. Comunque l'unico di questa linea di bianco, gli altri sono colorati. Comunque, sì, durata 2 ore, al di sopra del gloss molto carino, mi piace. Al di sopra di un rossetto, scusate, anche se io non lo metto, è raro che lo metta con l'applicatore, anzi mi sa che non è sporco, non l'ho mai messo con l'applicatore, ma appoggio una quantità sul dorso della mano e lo prelevo con dito e vado tamponando. Lascia questo sheer molto carino sulle labbra e mi è piaciuto, anche se la durata è veramente scarsa. Allora, un borsellone abbastanza grande in rosa con una margherita. Allora, questo borsello l'ho comprato per la pallavolo, per la palestra. Quando faccio la doccia, all'interno ci metto il doccia schiuma, la spugna, il detergente intimo e il cosino di plastica che uso a farmi lo scrub. Anzi, vi lascio qua il link della recensione di questa specie di spugna che aiuta a fare lo scrub, perché è della come si chiama? Oddio Bonino, della Kiotis, c'è in gamma, quindi vi lo lascio se vi interessa
capire come funziona. Comunque l'ho usato anche quest'estate, all'interno ci ho messo i miei solari, quindi c'era il solare per il corpo, il viso, il burro cacao, lo spray per capelli, perché 2 anni fa mi capitò che si aprì un solare, e immaginate un po' la borsa da mare che povera fine abbia fatto. L'ho usato tutta l'estate, ora sono tre settimane che me lo porto in palestra. Ovviamente si è un attimo rovinato, però non mi ha bagnato le altre cose nel borsone della palestra, non mi ha... Ah, la marca è... qua non si legge più, io ce l'ho sul foglietto delle istruzioni mie. Allora, Fatigati, l'ho comprato a tutto 50 centesimi, dovrebbe essere una ditta di... una ditta cinese, però viene distribuita da una ditta napoletana. Comunque, poi la margherita, io adoro la margherita, è fatto anche bene, a parte qua che si sono tirati un paio di fili, la cerniera non si è ossidata al mare, è cucito relativamente bene, anche questa parte dove sta la margherita è un doppio fondo, nel senso che è all'interno di un altro pezzetto di plastica. Si sta comportando veramente bene, sono cose comode che possono sempre servire nelle situazioni di emergenza. Io l'ho, quando sono partita per la vacanza, sono andata a casa, quindi non ho dovuto fare campioncetti per passare la... cioè non dovevo prendere l'aereo, quindi non avevo bisogno di farmi campioncini, quindi non avevo bisogno manco di una busta trasparente, anche se questa è grande, per viaggiare in aereo. Ci sono anche la metà, però l'ho usato come piccolo beauty, così da, che lo, le ultime cose che ho raccolto la mattina prima di partire, crema viso, contorno occhi, eccetera, fondotinta non l'ho messo, ho messo mascara e qualche altra cosa. Sono molto comodi, quindi da pensarci. Un altro prodotto della Essence, della stessa linea, della stessa limited edition in italiano, edizione limitata del borsello portapennelli, li potevo recensire insieme, vabbè, almeno così zompettiamo da un argomento all'altro. Allora, queste qua sono le punte da applicare sull'unghia. Allora, io non l'ho usato una sola volta, come potete vedere, questo qua è ancora intero, scusate, sto accecando, e di questo 2 non le ho potute utilizzare. Questa, allora, non so se sono pizzate, e ci sono ovviamente le varie dimensioni per le varie unghie. Allora, io l'ho messo sulle unghie quando ho messo uno smalto color carne della, non mi ricordo, della Wycon, un color carne, vi lascio qua la recensione dello smalto. Quindi ho fatto una specie di French, perché avevo quest'unghia color quasi manichino, manicure manichino, e l'unghia pizzata bianca. L'ho usato per un matrimonio. Allora, la Essence spesso e volentieri durante le collezioni primaverili esce con qualcosa del genere, perciò ho deciso di recensirla. Allora, se non messe bene, queste lunette vanno messe un mezzo millimetro al di sotto dove finisce l'unghia, perché se non messe bene in questo modo si staccano al primo secondo in cui le mettete, perché vanno premute, c'è colla al sotto, vanno premute e poi sopra va passato un top coat o un trasparente. Quindi se non messe bene si rischia di farle saltare appena messe, quindi vi salta il top coat, vi salta tutto. Anche se sbagliate a metterla, si può sistemare la situazione limando l'eccesso con una lima di media grana, quindi come quando si mettono gli stencil di smalto e si va a eliminare l'eccesso, si fa la stessa cosa, perché come plastica è molto sottile. Allora, la durata
sull'unghia mi è durato 3 giorni, quindi io l'ho messo il giorno del matrimonio, il giorno del matrimonio erano perfette, il giorno dopo ancora li tenevo tranquillamente, l'effetto era ancora carino. Il terzo giorno se ne è saltato prima uno, poi un'altra, poi alla fine il quarto giorno le ho eliminate. Quelle che erano rimaste ho avuto un po' di difficoltà a toglierle perché si sciolgono, io l'ho dovuto togliere con un acetone, quindi un solvente con acetone, e ci ho dovuto insistere un pochettino di più, però poi si sciolgono e vengono via come lo smalto normale. L'effetto mi è piaciuto molto. Vabbè, ora ho la possibilità di mettere un'altra volta su tutte le unghie e poi mi rimarranno due possibilità, cioè mi ho la possibilità di fare o una accent nail tipo su un'unghia sola o a doppio. Ok, prodottone dei elementi Biblos, allora un latte corpo fresco e idratazione della linea ghiaccio, è un prodottone da 400 ml. Mi sto sfogando. La confezione è questa, non so se vedete, ma la confezione di linea che sono arrivata qua, però non l'ho usato tutto quanto, nel senso che ho messo della quantità in un contenitore più piccolo per trasportarmelo in palestra, e perché un bottiglione da 400 nel borso ne pesa, visto che me lo devo trascinare per quasi tutta la città. Allora, profumazione di crema semplice, non ha particolare profumazione, è una crema molto liquida, sentite, sembra acqua. Allora, mettiamola di qua, ora vi faccio vedere, scende a goccia. Si spalma velocemente, quindi è anche molto piacevole e facile da gestire anche in estate. Io l'ho usata quasi un mese più o meno, mi è piaciuta tantissimo perché si assorbe rapidamente, quindi non avete questa sensazione di cosa pesante addosso per tanto tempo. Poi è molto fresca, dà la sensazione quasi di un dopo sole, anche se non lo è, quindi non è lenitiva. Se vi esponete al sole, una crema del genere non vi rinfresca, però la sensazione che dà è veramente molto fresca sulla pelle, perché è liquida quasi, si assorbe rapidamente. Anzi, dopo la palestra di solito evito di incremarmi in palestra per evitare di fare tardi, eccetera, già finisco tardi e mi incremo poi a casa. Invece con questa crema la fase di incrematura anche in palestra è molto rapida, quindi è piacevole anche da fare. Mi è piaciuta molto, l'unica pecca è che tutto questo effetto ghiaccio quest'estate io non l'ho sentita, sinceramente la volevo ancora più fresca, l'avrei dovuta mettere nel frigorifero, vabbè, non ci ho pensato. Comunque è buono, non mi ricordo quanto l'ha pagato Mami, però mi è piaciuto, è un made in Italy. Ultimo prodotto, ancora i Prosci. Allora, è un, in italiano, trattamento esfoliante unghie e cuticole, sempre nella stessa confezione di quantitativo degli smalti, quindi 5.5 ml. Allora, è una cremina bianca con questi semini esfoliantini, l'applicatore è in vetro, così, tipo spatolina. Va prelevato il prodotto, sistemato nel girocuticolo e anche sull'unghia, io lo lascio in posa giusto il tempo di rifinire tutte e due le mani, aspetto un minuto e poi inizio a massaggiare bene sia il contorno cuticole che sull'unghia, perché va anche un pochettino a levigare la situazione. Come prodotto in sé non è male, perché idrata, in più fa lo scrub, vi idrata le cuticole, quindi dopo sono più facili da spingere, non le dovete tagliare, l'unghia risulta più levigata, però è stesso problema dello smalto, mi costa 6 euro, io praticamente l'ho già finito, forse un'altra applicazione l'ho finita, e è veramente poca, lo si può fare con qualsiasi tipo di crema che a voi piace, nel senso che prendete la vostra crema, la unite o al
la unisco quando me lo faccio allo zucchero, non al sale, perché i granuli più piccoli al sale fino, e quindi posso andare a massaggiare, idratare e a levigare tutto quello che mi interessa. Però se io compro un prodotto del genere, spero che mi dura un pochino di più, invece mi dura poco, e poi rimane ovviamente tutto intorno alle pareti, e con la spatolina devi cercare di raggiungere le pareti e tirar fuori tutto il prodotto. Credo che veramente un altro paio di applicazioni e poi finiranno i prodotti smaltiti. Però mi è piaciuto, perché io quando me ne vado in vacanza, mi sono toccata sull'uscita labbra, quando me ne vado in vacanza dal mio fidanzato a casa al mare, mi piace cambiare lo smalto tutti i santissimi giorni, quindi a volte la base non la metto per fare prima, e ovviamente l'unghia mi si fa gialla. Io arrivo a settembre che ho sempre l'unghia gialla. Sto sistemando un po' la situazione con il limone e con questo prodotto, perché sfogliando ovviamente la parte superiore va via e l'unghia diventa sempre meno gialla, però è troppo poco prodotto. A me mi piacciono i loro prodotti, però sono veramente risicati. Mettete ce n'è un pochino di più. Ok, recensioni finite, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!